con la consegna dei decreti di nomina da parte del sindaco della città di Cava dei Tirreni, alla presenza dell'assessore all'ambiente Fortunato Palumbo, si conclude un percorso che ha visto protagoniste le associazioni territoriali che operano in difesa dell'ambiente a Cava dei Tirreni per questo corso di ispettore volontario ambientale. Assessore, lei ha creduto tantissimo in questa iniziativa, l'ha dal primo momento seguita in questo lungo percorso, alla fine si è riusciti a tagliare questo traguardo. E ora che cosa succede? Beh, di questo diciamo che è solo l'inizio, perché poi adesso arriva la fase pratica, quindi questi ispettori ambientali saranno ovviamente, sono stati decretati dal sindaco, quindi saranno impegnati sul territorio per la salvaguardia dell'ambiente. Attenzione, quando parlo di ambiente io non parlo solo dei rifiuti, del controllo dello sversamento abusivo dei rifiuti, ma è l'ambiente in generale, quindi saranno disponibili Parco Dieci Mari, Pineta La Serra e su tutte le frazioni. Da sottolineare che non devono essere visti come quelli che devono reprimere i fenomeni di abusivismo ambientale, ma come educatori. Perfetto. Allora, la prima fase è questa, la prima fase è informazione e educazione. Quindi non eleveranno verbali, nulla, però avranno questo compito di educare e di vigilare e di evitare che i cittadini possano sbagliare. Quando l'assessore si arrabbierà? Allora a quel punto poi scatterà la repressione e quindi scatteranno le contravvenzioni, è normale questo. Però la prima fase è importante, educare e insegnare ai cittadini come si fa la differenziata, gli orari, e oltretutto a non sversare materiali abusivi in zone non autorizzate. Atto ufficiale quest'oggi di conclusione di un percorso che ha visto un centinaio di cavesi impegnati in questo corso per volontari, come ispettori volontari ambientali, la consegna del decreto di nomina da parte del sindaco sancisce questa ufficialità di questo percorso che hanno effettuato. Che cosa significa allora adesso da domani per la città? Da domani significa che avremo sul territorio circa 120 cittadini che volontariamente faranno un presidio, che controlleranno quanti purtroppo hanno la cattiva abitudine di conferire fuori orario. Quindi che sarà un moltiplicatore, tenendo conto che tutto il corpo di vigili urbani nel nostro comune sono circa 70 persone, quindi abbiamo più che triplicato le persone presenti sul territorio, e questo sicuramente darà degli ottimi risultati dal punto di vista della pulizia, dei conferimenti nel momento opportuno. Tenete conto che coloro che conferiscono fuori orario gravano le casse del comune e quindi i cittadini, perché è la stessa cosa dell'ordine di centinaia di migliaia di euro l'anno, quindi mi auguro che questi maggiori controlli servano anche per sviluppare una maggiore coscienza civica e in modo che ciascuno faccia i conferimenti negli orari indicati, in questo modo anche contribuendo alla riduzione dei costi per l'igiene urbana.